59 in pratica risiede a Zurigo ed è in pratica concittadino di Jakob Köbikün, allenatore della selezione elvetica. Emmanuel Shei Adebayor, il principe di Yoruba, come è stato soprannominato dai tifosi togolesi, etnia nigeriana per lui. Questo invece è Philippe Degen, terzino destro. In panchina c'è il suo fratello gemello David Degen. Sono quattro i precedenti di gemelli ai mondiali: due olandesi, i Van de Kerkhoff e i De Boer, poi gli egiziani Hassan e i polacchi Zevlakov. Fischio d'inizio da parte dell'arbitro paraguayano Amarilla. Il primo pallone viene gestito dal Togo con Nibombe. Müller, il recupero terra, in avanti esce Zuber-Müller. Subito pericolo per la Svizzera, è dovuto uscire Pascal Azzurri, Patrick Müller, poi Gygax, anticipato fallosamente da un avversario, si tratta di Agbo. Calcio di punizione per Irora, per Degen, lo attacca Forson, se centra Degen, il pallone ancora per Cabanas, il destro, blocca Agassà. Cercano di giocare molto larghi, i due esterni spingono molto, Degen bravo a tenere palla, aspetta. Per il destro, pallone che si alza, anche perché Adebayor conosce molto bene come gioca Senderos e viceversa, sempre proprio nella zona di Adebayor, stacca lui, alla meglio sull'avversario, attenzione Kadersen va in area di rigore, Kader il destro, blocca Zuber-Müller, grandissima velocità di Mohamed Kader. Sì, la posizione si diceva di Adebayor. In Germania con l'Amburgo. Barnetta prova il destro da lunga distanza, pallone colpito d'esterno che gira, va lontano dalla porta di Agassà. Scorrimento di palla molto buono di Barnetta, che ovviamente si è trovato sul secondo palo, Frai, Agassà blocca. Blocca bene, si è predisposto molto bene. Controcross deviato, Adebayor, fuori. È un'altra Adebayor, Roberto, rispetto alla prima partita, è andata a pressare, ha recuperato palla, è andato tro. Secondo palo, esce a vuoto Agassà, ma si è alzata la bandierina dell'altro assistente dell'arbitro, vale a dire il signor di Famane. 3 contro 4, Maman Touré dentro per Kader, la finta di corpo, ancora Kader, sinistro, centrale, blocca Zuber-Müller. Partita difficile per i due centrali, Kader è sempre molto rapido, va finta di andare sul secondo. Che trova Assignu Touré ad aspettarlo, se ne va lo svizzero più veloce, Magnin dentro per Frai, Barnetta, Frai, rete! Svizzero in vantaggio, i gol di Alex Frai, 1-0! Grandissima azione sulla fascia sinistra, le fasce sono quelle che la Svizzera stava facendo bene a destra, ha fatto benissimo a sinistra Magnin, cross perfetto sul secondo. Madre italiana, gioca anche in Germania con il Colonia, qui si è alzata la bandierina. È fuori gioco, Kader Touré non se ne è accorto, corre talmente veloce che non riesce a stare. No, guarda, è netta perché non è, è posizionata bene, c'è anche... Cerca di andarsene nell'esterno della Lille, il cross morbido dentro, area di rigore, Cabanas, si alza la bandierina. E il movimento dei due attaccanti è molto buono, Frei va incontro. Tanto a Dortmund, poco prima dell'inizio della partita stava piovendo, Kader Touré dentro in area di rigore, Kader in sinistro, blocca Zuber-Müller, pallone anche deviato da Senderos. Se non lo marchi vicino, dentro area di rigore può essere determinante. Barnetta, intervento di Sheriff Maman Touré, falloso secondo la Forson, la finta di Adebayor, poi inserimento di Forson, il cross con il sinistro, Senderos, Dossevi! Fuori, che occasione per Tomas Dossevi. Guarda, quando c'è la sovrapposizione arrivi sul fondo. Dentro, aspetta il pallone, Zuber-Müller, non lo raccoglie nessuno, buon per lui. Buon per lui perché lì deve uscire sull'area piccola, vede partire anche la... Adebayor punta l'avversario, va giù, tutto regolare secondo l'arbitro Amarilla. Voglio rivederlo, Roberto, si dispera Adebayor, rivediamo perché ha fatto un numero incredibile. Fra il destro, respinto, si arrabbia con Gygax, no. Pone Barnetta, il cross dentro, Gygax anticipato da Agassà. Dicevi della difesa che non sale, non solo quando hanno palla, ma... Rif Touré libera il sinistro, Zuber-Müller per i fotografi. Comunque l'assetto tattico che ha rivisto con l'entrata di Salifu e con... Il difensore che ha sostituito nell'ultimo metà campionato alla Lione il capitano, il brasiliano Claudio Cassapa. Finisce qui il primo tempo, Svizzera in vantaggio al 16esimo, la rete di... Ci vuole un altro attaccante più di ruolo. È cominciato il secondo tempo alla Westfalenstadt di Salifu, esce Zuber-Müller, poi Nibombe abbastanza scioccamente va a contrastare l'avversario, limite sinistro! Che bella azione! Agassà in calcio d'angolo! I due stendi alti della Svizzera tagliano sempre molto bene il campo, Barnetta l'ha fatta... La palla dentro Zuber-Müller... Se ci va prima a cadere e anche Adebayor, tutte e due Adebayor. Assignu Touré,
fallo, si prosegue per la norma del vantaggio. Attenzione ad Akan, a Yakin, il sinistro. Lui quando si trova in questa posizione col sinistro carica molto bene. Fraes era spostato, poteva avere anche la palla. Cross dentro, esce Agassà, padrone dell'area. Poi Changai con il sinistro, Fugel con calma, Cabanas dentro, Frey, area di rigore, Frey, corner! Nimombe ancora prezioso, si era aperta tutta la difesa perché in fase di impostazione hanno difficoltà, è ritornata a pressare la Svizzera. Molto lontano dalla porta avversaria. Sheriff Touré, Salifu, prova il destro, Zuberbühler era un po' fuori però ha protetto bene comunque lo specchio della porta. E vedi, quando ricevono palla gli esterni, in questo caso Salifu, anche lui... Di nuovo Cabanas, Yakin, Frey, la sponda per Yakin, Yakin, il miracolo di Agassà! Lo puoi dire Roberto, miracolo, ma vedi nello stretto la difesa e il centrocampo del Togo. Il cross, Barnetta, Agassà. Barnetta sta giocando molto bene, è quello che fa tutta il campo. Akan Yakin, il destro al volo, conclusione centrale, non è il suo piede. E si... In, pallone che gira, Agassà. Sembrava non ci arrivasse, però... Attenzione, Kader Touré, si alza la bandierina, fuori gioco per lui. Vediamo, prerogativa del compagno, diventa difficile, solo palla al piede. Attenzione, attenzione, Frey, vede fuori Agassà! Sì, hanno ragione a fare perché ci ha creduto, l'ha visto, ha calciato anche bene. Se ne va in dribbling, il pallone per Barnetta, in mezzo c'è Akan Yakin, ma è fuori gioco. Anche qui ovviamente da rivedere, ma... Ingenuo Barnetta, perché era il Zuberbühler, pasticcia e poi evita il corner. Sì, basta perché ha ricevuto palla... Colpo di testa in area di rigore di Nibombe, recupera Zuberbühler, poi la ripartenza della Svizzera con Frey. De Gea taglia al centro, Barnetta a sinistro, Agassà blocca. Sì, De Gea voleva la palla, ma... Eccolo Lustrinelli, limite dell'area di rigore, si accentra. La palla per Barnetta, il destro, rete! Grandissimo gol, Lustrinelli ha protetto una palla molto bene, poteva scattare, ha dato sulla fascia destra dove arrivava. Pallone che gira sul primo palo, Zubi esce alla limite, il destro, al limite, il destro e poi Zuberbühler in calcio d'angolo, bravo Salifu, bravo Zuberbühler, abito al limite, Adebayor stacca di testa, un po' telefonata la sua conclusione sul fondo. Salifu morbido dentro, esce Zuberbühler, pallone telefonato per il portiere della Svizzera. Lustrinelli voleva subito la palla in velocità, Zuberbühler non gliel'ha data. La Svizzera batte il Togo 2-0, le reti nel primo tempo al 16° di Frey, nella ripresa all'88° di Barnetta, sicuramente.